Nell'esercizio per martedì 19 dovrai leggere un passo tratto dalla guerra del Peloponneso, in cui l'autore, lo storico Tucidide, offre un dettagliato resoconto della terribile epidemia di peste che colpì Atene e l'Attica nell'estate del secondo anno di guerra, nel 430 a.C. L'esercizio si articola in tre parti. Nella prima, la parte A, dovrai leggere la testimonianza di Tucidide e rispondere alle domande del questionario che trovi in fondo al passo. Nella seconda parte dovrai guardare un video in inglese sui reperti archeologici che confermano il puntuale resoconto di Tucidide. Per visualizzare la traduzione basterà attivare i sottotitoli seguendo le indicazioni fornite nel video tutorial. Anche qui, come nella parte A, dovrai rispondere ad alcune domande. Una volta completate le sezioni A e B, dovrai creare un'infografica, cioè una presentazione in cui le informazioni di testo sono unite a immagini, un'infografica in cui dovrai mettere a confronto l'epidemia di peste scoppiata ad Atene e in Attica nel 430 a.C. con la pandemia del coronavirus. Prima di scrivere l'infografica dovrai raccogliere le informazioni che ti servono utilizzando la tabella delle 5 V più H. When, quando, what, how, why and who. Per quel che riguarda la colonna della peste di Atene, dovrai selezionare e rielaborare le informazioni che hai ricavato dall'analisi della testimonianza di Tucidide e dal video in inglese. Per la parte relativa al coronavirus dovrai cercare informazioni in internet. Una volta completata la tabella, potrai realizzare l'infografica utilizzando un'applicazione a tua scelta tra le due proposte. Due diapositive di Google Presentation, un'applicazione per le presentazioni analoga a PowerPoint di Microsoft. Per scrivere l'infografica con Google Presentation potrai utilizzare semplicemente il file allegato alla consegna del compito su Classroom. In alternativa a Google Presentation potrai utilizzare l'applicazione online Easly, che ti consentirà di scaricare il file in formato immagine. Come dovrai consegnare l'elaborato? Per quel che riguarda la PowerPoint che dovrai realizzare con Google Presentation, la consegna è automatica. Man mano che lavori sul file della consegna, le modifiche vengono salvate in automatico dal sistema. Quindi non dovrai caricare nulla. Se usi l'applicazione online Easly, dovrai caricare il file JPEG o file d'immagine secondo le modalità che già conosci. We'll really miss you. See you later.